Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella palestra del liceo scientifico Torelli, dove il 17 marzo 2013 si è svolta l'ormai tradizionale gara di tiro con l'arco, organizzata in primavera dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcirivega di Fano. Trattasi del nono trofeo Fano Fortuna, gara indoor sulla distanza di 18 metri, dove gli Arcieri Vega mettono in palio una copia della statua della Fortuna, simbolo della città di Fano, che sarà assegnata alla squadra di arco olimpico Seniores che otterrà il maggior punteggio. Anche quest'anno la gara ha avuto grande partecipazione di atleti giunti dalle regioni limitrofe. Oltre 100 atleti provenienti dall'Emilia-Romagna, dall'Umbria e da varie province delle Marche, hanno dato vita ad una vincente gara che si è protratta per l'intera giornata. Ha arbitrato il signor Roberto Bravi. La direzione dei tiri è stata affidata a Norberto Bernardini. Unico atleta fanese in gara è stato Giovanni Dormicchi, della classe allievi maschile, al suo esordio agonistico. Sentiamo le considerazioni rilasciate ai nostri microfoni dal presidente degli Arcieri Vega, Fiorangelo De Benedictis. Vediamo come sta andando questa gara. Allora, siamo molto soddisfatti perché è la nostra gara più bella, infatti coincide generalmente con la domenica più vicina al giorno di primavera. La chiamiamo proprio gara di primavera, Trofeo Fanum Fortunae, e come si può vedere questa è una coppia della Dea Fortuna di Fano che andrà alla squadra Seniores Maschile Olimpico che realizzerà più punti. Infatti, oggi hanno partecipato molte squadre, addirittura da Rimini sono venuti in tanti, perché proprio c'è una gara fra loro per portarlo via. Esatto, sì, La perché nostra ci fortuna. tengono molto, la nostra fortuna, e quindi porterà fortuna anche a loro. Siamo soddisfatti anche perché abbiamo proprio il pienone, di solito non succede mai, e quindi siamo soddisfatti. Sono venuti da varie regioni d'Italia, ho visto. Sì, sono venuti dunque dalle regioni limitrofe, dalla Romagna, dall'Umbria, dalle Basse Marche, insomma, queste sono le compagnie. Dal Veneto non so se c'era qualcuno, però ecco, non me l'hanno detto mai se fosse stato perché non ho guardato bene le classifiche come erano, però ecco, c'è sempre una grande partecipazione. La compagnia di tiro con l'arco si sta allargando con dei giovani qui. Sì, esatto, ultimamente facciamo dei corsi, ci sono state molte richieste da parte di giovani e abbiamo ragazzi e ragazze dai 15 anni in su, molti, molti sui 20 anni, tra i 20 e i 25 anni, quindi anche questo, diciamo, ci fa piacere perché noi cominciamo ormai ad avere una certa età e quindi dobbiamo Quindi lasciare abbiamo a la loro, squadra continuerà, esatto, insomma. continuerà la successione. Bene, grazie, in bocca al lupo per la gara e per Grazie, una ci buona rivedremo continuazione. tra poco alla fine per le premiazioni e speriamo che vada tutto bene. Primi classificati nelle varie discipline, per l'arco olimpico abbiamo Mariucci con punti 5,56, Ponziani 4,95, Bartolino 5,51, Pierini 5,15, Di Febo 5,52, Quercia 4,83, Marcantonini 4,97, Berroni 3,88, Di Trani 4,67, Capotosti 5,100. Arco compound, Mattiucci punti 5,81, Miglietta 5,54, Battiocchi 4,03, Abati 5,22. Arco nudo. Tomasetti 510 punti, Pettinari 455, Mastrangelo 521, Elvira Traiano 451. Classifica squadre: Arco Olimpico, Arcieri Pesaro punti 1584, vincitori del trofeo. Arcieri Augusta Perusia punti 1432, Arcieri Cervia 1579, Arcieri Pesaro 1316. Arco Compound, Arcieri Pesaro 1669. Amici di Onda Libera, un saluto.